Buongiorno, questo video per illustrarvi un'operazione di trading che ho appena concluso sul Future Mini Standard & Poor's 500 questa mattina, mercoledì 6 marzo. L'operazione è stata effettuata grazie all'indicatore Confluenza, che è un indicatore proprietario di mia creazione, ma disponibile anche agli abbonati che ne facessero richiesta, e le informazioni si trovano sul mio sito internet www.strategieditrading.it. L'indicatore Confluenza viene posizionato nella parte bassa di un grafico ed è costituito da una serie di istogrammi verticali che possono assumere tre tipi di colorazione: a mo' di semaforo, una colorazione verde per indicare le posizioni long, qui non si vede, ma la colorazione potrebbe diventare rossa in caso di operazioni short, e infine una terza colorazione, quella gialla, per indicare di rimanere fuori dal mercato o uscire dalle precedenti posizioni long o short che siano. Che cosa è successo questa mattina? È successo che alle 8:40 l'indicatore Confluenza prima era giallo ed è diventato verde, quindi mi suggerisce la convenienza di entrare in una posizione rialzista, cosa che vado a fare subito in apertura della candela successiva sul livello 5091,25. Da quel momento effettivamente il mercato comincia a salire, accelerando con qualche ritracciamento, poi subito recuperato e assorbito, e il mercato sale, e quindi l'indicatore Confluenza riesce con buona capacità a prevedere quelli che sono i micro trend di giornata. Il mercato continua a salire fino a quando c'è un piccolo ritracciamento. L'indicatore Confluenza me lo segnala diventando giallo, quindi mi dice esci dalla posizione long. Questo avviene alle 10:45, quindi subito in apertura della candela successiva, per conferma, vado a chiudere la posizione sul livello 5102,50. Quindi un'operazione long intraday durata 2 ore, che mi ha permesso di portare a casa 11 punti di Standard & Poor's, 11,25 per la precisione, per un controvalore complessivo di 562,50 dollari. Poi l'indicatore Confluenza è nuovamente diventato verde, e lì un'altra volta sono entrato in posizione, sempre per conferma nella candela successiva. Sono entrato in posizione a livello 5105,50 e tuttora sono in posizione long, in attesa che il mercato sviluppi quello che è il suo eventuale trend o che l'indicatore mi dia comunque un segnale di uscita. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon trading.